video, questo è finalmente il video dei prodotti finiti. Non sono stata bravissima, diciamo che non ho iniziato al meglio, ma vi prometto che durante l'anno sarò molto più brava. Io adoro fare questa tipologia di video e la riproporrò anche quest'anno sperando di avere i vostri consensi. Se vi va, infatti, lasciate un like così capisco che vi piace. Diciamo che io adoro acquistare perché sennò non sarei donna, ma allo stesso tempo odio lo spreco, quindi mi piace sia acquistare ma allo stesso tempo voglio comunque terminare qualcosa. Allora, ho la luce che va e viene, quindi perdonatemi, spero che non vi dia fastidio. Sta già tramontando il sole, per cui non c'è il massimo della luce. Sono in camera di mia figlia, come vedete dallo sfondo, e spero che non vi dispiaccia anche questo sfondo. Comunque, se vi va, seguitemi su Instagram, che là vi faccio ogni giorno nuove foto, nuovi reel, nuove storie, quindi sono sempre molto attiva. Se cercate compagnia, spero, ecco, di darvela, quindi andate anche su Instagram. Detto questo, iniziamo. Quest'anno, così per cambiare un pochino, inizio dalle candele barra profumatori barra profumi per me medesima che ho smaltito. Allora, in primis ho finito due Yankee Candle, la prima è Christmas Magic, non so se la vedete, io ho purtroppo fatto tutto questo nero perché non ho l'Illuminate, o meglio l'Illuminate, non lo so come si chiama, comunque quel frignetto che va sopra le Yankee Candle in realtà lo avevo, ma non so che fine ha fatto, quindi lo devo ricomprare. E infatti, se vedete, c'è ancora un po' di cera che io andrò a tartizzare, termine coniato dalle tarte. Praticamente cosa faccio adesso? Vado col coltello, la metto al surgelatore per un po', poi vado col coltello a tirare fuori tutta questa cera, perché comunque anche quella cera profuma ancora, e niente, la finisco così come se fosse una tarta, diciamo. Christmas Magic ha una fragranza di cannella, per me la cannella vuol dire feste, Natale, quindi era ideale per il periodo natalizio. L'ho finita con somma gioia, non ho avuto problemi, nel senso non è una di quelle fragranze che ti scoccia o ti fa venire mal di testa, nonostante forse fosse abbastanza persistente e presente nell'ambiente. Sapete che io ho un grande amore per le Yankee Candle, per ora rimangono le mie candele in assoluto preferite sul mercato. Se avete delle candele che durano e costano un po' di meno da consigliarmi, fatemelo sapere qui sotto. Io ne ho provate di ogni, ma torno sempre a loro perché effettivamente il primo amore non si scorda mai. Altra candela sempre annerita, sbruciacchiata, che orrore, è questa qui, si chiama Cozy by the Fire, una cosa del genere. Cozy by the Fire, sì, l'ho detto bene. Allora, questa praticamente è la candela perfetta per l'autunno. Queste sono tutte e due limited edition, ma non so perché Yankee Candle ultimamente le ripropone anche l'anno dopo, quindi sicuramente o forse la troverete, ma se non si chiama così comunque uscirà qualcosa a tema autunnale. Secondo me loro fanno uscire le candele con delle fragranze perfette per quella determinata stagione, tipo ci stanno quelle fruttate che io adoro l'estate, quelle floreali che adoro in primavera, queste che sanno tipo, non so descriverla, forse di un liquore, non lo so, mi porta alla mente proprio un bosco. Ecco, questa è l'idea di candela che ho per l'autunno, bosco, insomma, una cioccolata calda davanti al camino, fantastica veramente. E poi ci sono quelle alla cannella che fanno per Natale, che sono proprio specifiche per il Natale. Comunque anche questa promossa l'ho finita con gioia, la ricomprerei anche domani. Ovviamente ho tantissime Yankee da smaltire, quindi non vedrete mai la stessa candela, perché poi uno magari cambiano e voglio provare il nuovo, nuove fragranze, due perché comunque insomma, appunto, come in questo caso magari sono limited e l'anno dopo che escono anche altre fragranze non vado a ricomprare quelle che ho già provato. Poi ho finito questo profumatore qui di Primark. Allora, questi costano un euro, devo essere onesta, valgono quello che costano, nel senso che quando l'ho andata ad aprire sentite una buona fragranza, quel giorno persiste, ma poi anche girando i bastoncini nei giorni a seguire no. Ecco, quindi sono onesta, sono uno sfizio che ogni tanto anche compro perché mi piace avere il profumatore, no? Mi piace l'estetica di questo profumatore sicuramente, perché magari non mi va di spendere, che ne so, 20 euro in quel momento, però ovviamente non vi aspettate grandi cose. Questo si chiamava Energize, arancia e vetiver. Buona la fragranza, ma appunto si sente solo andandola ad annusare. Peccato, peccato.
Passiamo ai profumi per me medesima. Allora, ne ho finiti due, o meglio uno. Questo lo vado a buttare e parto proprio da lui, che è l'acqua di Filicudi, non so se si vede, di Wygon. Allora, questa era un'acqua profumata per il corpo, sono 100 ml, pagate 5 euro e qualcosa. La vado a cestinare perché se voi la vedete adesso ha un colore tipo arancione, vi lascio una foto del colore che ha reale di quando l'acquistate. Da lì capite che ovviamente ha fatto il suo corso, si è modificata, sa di alcol e quindi mi fa un po' brutto perché è alcol puro, spruzzarmelo sul corpo non c'ha più un profumo, cioè veramente sa di alcol. Questa è la definizione più corretta che mi viene da dirvi per farvi capire. Comunque questa, se non erro, era il dupe di un profumo famosissimo di Dior, perché tutte queste acque profumate di Wycon hanno un dupe di lusso, quindi sono molto carine. Sinceramente io ad esempio avevo comprato quella che era il dupe di Alien, e quando non mi andava di utilizzare Alien, quindi anche per l'uso quotidiano la vaporizzavo su tutto il corpo, oppure altre cose che facevo, ne spruzzavo un po' di meno di Alien vero e poi andavo a utilizzare quell'altro su tutto il corpo, in modo che comunque Alien di base c'era, ma allo stesso tempo comunque non lo sprecavo tantissimo. Questo è il mio pensiero, ovviamente. Comunque, questa mi è piaciuta, cioè nel senso che comunque come acqua profumata perdura il giusto, buona, economica, ve la consiglio, però devo stare attenta con i profumi perché io sto comprando, comprando, comprando profumi e questa cosa la odio. Avrò una trentina, quarantina di profumi, infatti voglio farvi il video aggiornato sui profumi che ho e dirvi le varie note, e mi dispiace, mi piange il cuore buttare i prodotti, raga, ma purtroppo capita anche con i profumi. L'altra che ho finito è di Acquolina ed è un'acqua praticamente per il corpo che sa di vaniglia. Questa è Made in Italy, praticamente sa proprio di vaniglia. Io questa la utilizzavo, sono onesta, sui vestiti la maggior parte delle volte. Sui vestiti perché, a parte io in generale le acque profumate tendo a vaporizzarle molto sui vestiti perché comunque mi piace, non so, sentirli super profumati, soprattutto quando utilizzo degli ammorbidenti Scrausi che non fanno profumare i vestiti e invece voglio questa fragranza. Ovviamente non è che la metto ovunque, però magari insomma sulle maniche, no? Oppure la vaporizzo in lontananza, un po' su tutto, non lo so, a me piace. Fatemi sapere se sono l'unica. E devo dire la verità, ci sono infatti anche alcune acque profumate che li rovinano perché fanno la macchia. Questa non me lo faceva e quindi l'ho utilizzata molto con questo scopo. E niente, a me piaceva tantissimo, piace tantissimo la fragranza di vaniglia, quindi è molto dolce, forte, può far venire mal di testa a chi non ama le fragranze forti. A me piacciono, quindi io sono un caso perso sotto questo punto di vista. Più è forte il profumo e più mi piace. Allora, sezione make-up, non sono stata bravissima. Innanzitutto vado a buttare delle spugne. Allora, queste di Real Techniques che non ci sono più, praticamente erano delle spugnettine piatte. All'interno di questo ce ne erano quattro che si chiamano Cushion Miracle Blotting Cushion. Io le ho utilizzate praticamente come spugnette per andare a applicare il fondotinta oppure ad esempio per andare a stendere il correttore. Mi sono piaciute, costano poco, sicuramente le ricomprerò, insomma, quando mi capita di fare qualche ordine e di trovarle su quel sito. Altra spugnetta che vado a buttare è questa qua di Makeup Revolution che avevo acquistato da poco su un sito online. Ora non so se magari era vecchia e quindi adesso le hanno rifatte e non fanno più questo lavoro, ma questa mi è durata neanche un mese, l'ho lavata veramente poco, a mia discolpa e onestamente parlando, quindi boh, non lo so, si è proprio sgretolata. Ci sono spugne che ho da quasi tipo 3 mesi e non mi fanno nessun problema questa, boh, vabbè. Poi ho finito finalmente il Cabrau, questo lo sapete, è uno dei miei gel per sopracciglia che più preferisco. In realtà ce n'è rimasto pochissimo, non è proprio terminato, però ecco, si è buttato per terra, si è suicidato, andava bene, però appunto si è seccato e non lo utilizzo più, ovviamente. Devo dire la verità, io adoro i gel per sopracciglia perché mi piace tantissimo, fanno un effetto tipo tattoo, durano tutto il giorno, disegnate la sopracciglia da capo, mi piacciono, sono onesta, ma ultimamente sto prediligendo un effetto un po' più naturale, un effetto più
più da matita, ecco, quindi se vedete ultimamente io acquisto solo matite, però sono contenta di averlo comunque portato fino a questo punto perché era vecchio e doveva essere finito. Poi ho terminato il Touche Lumiere Lissan. Boh, vabbè, comunque questo qua che era un vecchio correttore della Sephora che pensate avrà avuto tipo 2-3 anni nel cassetto, mai aperto e l'ho aperto proprio verso ottobre-novembre dell'anno scorso. E l'ho terminato perché questi correttori così luminosi ovviamente all'interno hanno pochissimo prodotto, si terminano veramente con facilità e devo essere onesta, comunque mi piacciono tantissimo perché vanno a illuminare tantissimo il contorno occhi, non segnano, sono leggeri e sono veramente una coccola perché è un contorno occhi âgé. Ok? Quindi se siete giovani, se avete bisogno di tanta coprenza, non fanno per voi, ma se siete un po' âgé è meglio coprire meno senza enfatizzare le pieghette che si creano con il tempo, con l'esperienza, piuttosto che avere un contorno occhi super 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 coperto senza zero occhiaie, ma tutto raggrinzito e segnato. Quindi questo è uno di quei prodotti che io sto ultimamente prediligendo a discapito della coprenza totale dell'occhiaia. Allora, per quanto riguarda il corpo barra doccia, ho finito Nana, che è un bagno schiuma della Lush. Questo aveva una fragranza veramente buonissima. All'interno c'aveva note di banana e sapeva tipo di biscottino, un tipo di non si mangia che è famosissimo di Lush. Poi i bagno schiuma di Lush durano veramente un'eternità. Io l'avevo comprato con i saldi l'anno scorso e sono contenta di averlo portato a termine. Ne ho un altro da smaltire, in più due che mi ha mandato Lush. Al contrario di molti altri, i bagno schiuma fanno poca schiuma, ne serve di meno perché sono belli densi e corposi e sicuramente hanno quella marcia in più dovuta anche all'elevato prezzo, perché comunque Lush fa tante battaglie, dona tanti soldi, quindi comunque è vero che costa un po' come brand, però sicuramente dietro ci stanno anche diverse cose che molto spesso non vengono prese in considerazione. Poi ho finito questo qui, parliamo di drugstore, come si può dire, questo dei Tesori d'Oriente, questa era la fragranza Thai Spa, doccia crema aromatica. All'interno abbiamo ibiscus e olio di Tamanu. Ovviamente so che cos'è l'ibiscus, che è un fiore, ma non so che cos'è assolutamente quell'altro. Buonissimo, sa proprio di fragranza floreale. A me i bagno schiuma di Tesori d'Oriente sono quelli che più prediligo, diciamo, in commercio low cost, ecco, se possiamo dire così, cioè tipo da acqua e sapone risparmio casa, questi sono quelli che più preferisco. Costano anche un po' rapportati alla quantità di prezzo, però io li compro sempre quando li trovo in offerta a 99 centesimi. Sempre per il corpo, sempre da doccia, ho terminato questo che è di Dove ed è praticamente un esfoliante per il corpo. Questo qui ci sta scritto che è appunto pomegranate e burro di cacao. La fragranza era buonissima. Io l'ho amato, è uno scrub davvero molto delicato, tende sostanzialmente a lasciare la pelle super morbida e a levare tutte, diciamo, le pellicine in eccesso. Lo consiglio sicuramente a chi ha una pelle delicata e molto sensibile. Per chi ricerca qualcosa di strong, di scrub proprio potente, sicuramente questo non fa per voi. Però è un prodotto che io ho già ricomprato in un'altra fragranza perché mi piace cambiare, però è un prodotto quando mi piace lo ricompro. Ovviamente anche ad esempio questi, ho 3000 altre fragranze da utilizzare, comunque vabbè, lo vedrete sicuramente. Poi, per quanto riguarda il viso, raga, ho finito tantissimi prodotti. Allora, in primis è tutto gonfio che è entrata l'aria, ma è finito, lo sto appiattendo per dimostrarvelo. Comunque, di Hello Body, questo qua che è uno scrub al caffè, si chiama Coco Pur Detox Coffee Face Scrub. Io utilizzo tantissimo gli scrub, anche se non ve li mostro quasi mai nella mia skincare, perché sostanzialmente ho paura, insomma, c'è
per chi è contrario agli scrub, quindi non mi va di creare hype, polemiche o quant'altro, però è un prodotto che io utilizzo, non vi dico nel quotidiano, ma un giorno sì, un giorno no, soprattutto quelli delicati come questo. Questo per chi ama le note di caffè è veramente divino. Scrubba, esfolia, ma allo stesso tempo idrata, fantastico. Un altro anche che viene definito esfoliante facciale, esfoliante viso, è questo qui di Delidea che si è sporcato con la Yankee Candle. Comunque anche questo mi è piaciuto tantissimo. Questo è bio per pelli impure, ma in realtà va benissimo anche su pelli sensibili. Questo aveva delle particelle di scrub davvero leggere, infatti io lo utilizzavo proprio come step al mattino per lavarmi il viso. Mi è piaciuto tantissimo. Fra i due, sinceramente, non ho un preferito perché ognuno ha le sue qualità. Questo ha un'azione più scrubbante, questo è più utile nel quotidiano. E poi un altro scrub che inizialmente avevo utilizzato per il viso, poi sono andata a finire per il corpo, è Ocean Salt di Lush. Questo l'ho finito, era azzurro, l'ho finito un po' a fatica, perché per il viso è troppo 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 aggressivo, almeno sul mio viso aveva proprio dei granuli che tendono un po' ad arrossare il viso, almeno il mio viso, mentre per il corpo è stato veramente fantastico. È proprio di quegli scrub strong di cui molte di voi sono alla ricerca, e quindi ve lo consiglio per il corpo. In realtà, per il prezzo che ha, io l'ho preso a 50, ok, ve lo consiglio per il corpo. A prezzo pieno mi sembra sia intorno ai 15 euro per 700 ml. No, ovviamente è troppo, perché almeno io sono una consumatrice seriale di scrub, quindi non ve lo consiglio. E tornando al viso, ho finito questo qui che è un olio struccante della Yves Rocher, mi è piaciuto tantissimo. Questo è un olio struccante che io consiglio per la doppia deserzione alla camomilla. Strucca di tutto, anche trucchi waterproof, è delicato, non arrossa il viso e la fragranza è molto buona. È uno dei miei prodotti struccanti che più mi è piaciuto. Ve l'avevo messo infatti anche nei top del 2021, del 2020, perché è un prodotto che io ho ricomprato nel tempo e continuo ad adorarlo. Nessuno per ora in quest'anno è riuscito a sostituirlo. E poi ho finito questa qui di Bella Via, che è una mousse per il viso. A parte io adoro i packaging di Bella Via perché sono rosa e bianchi la maggior parte, mi piacciono tantissimo. Di Bella Via non ne parla quasi nessuno, ma fa dei prodotti molto validi, un po' tipo Hello Body. A me piacciono tantissimo perché purtroppo sono considerati dei prodotti che vengono sponsorizzati, per cui non gli si dà il giusto valore, il giusto peso, ma io vi posso dire che sono esterna a tutto questo e mi piacciono veramente tanto. E Hello Body, veramente io mi sono trovata bene con il 100% dei prodotti, mentre Bella Via c'è qualche bocciato, però diciamo in linea generale mi piacciono tantissimo. Poi ho terminato gli ultimi due prodotti, sì, niente per capelli perché l'ultima volta ho terminato 10.000 prodotti capelli. Comunque vabbè, questo qui, che ho preso alla Uvim, ed è l'omino biscottino. Sapone mani, molto carino, natalizio, che l'ho tenuto lì appunto a dicembre in bagno e ha ricevuto i suoi consensi, le sue ammiratrici gli hanno fatto i complimenti. E poi ho finito queste di Omnia, che sono delle salviette struccanti che, raga, onestamente vi dico, non utilizzatele per struccarvi perché tendono a farvi, cioè sfregate troppo per levare il trucco, quindi poi si possono creare traumi al viso, di conseguenza rughe, lineette, eccetera eccetera. Però onestamente sono comode e io le utilizzavo per quando avevo pochissima voglia di struccarmi, e quindi andavo intanto a rimuovere la parte più grande e poi dopo ore e ore che mi autoconvincevo mi andavo a struccare in bagno per non macchiare il cuscino, ecco, diciamo così, oppure per levare gli swatches. Comunque Omnia è molto delicata, questa è, vabbè, approvata da dermatologi e cosmetologi, olio di argan all'interno, sono emollienti, delicati, senza siliconi, parabeni, coloranti, oli minerali. Diciamo che io ultimamente mi sto avvicinando molto di più alla cosmetica naturale. Per i capelli no, ma per il viso, corpo, un pochino sicuramente di più incide nella mia quotidianità, però non sono proprio assolutamente nel mood solo quello, compro solo quello, eccetera eccetera. Però apprezzo tantissimo i brand che magari evitano di creare inquinamento, cose del genere, quindi sostenerli per me è un piacere.
Basta, questo è quanto. Fatemi sapere voi cosa avete finito. Scusate se ho parlato tanto, ma non mi pareva vero di aver registrato finalmente un nuovo video, per cui orecchie vostre, perdonatemi. Alla prossima, ciao!